un'introduzione un po' a quello che è lo sviluppo di applicazioni Android, chiaramente un'introduzione perché non so insomma la platea se c'è chi sviluppa. Perfetto. Ok, quindi misto, cioè eterogeneo. E perciò chiaramente servirebbe insomma da mettere su un corso di programmazione per introdurre da un livello base allo sviluppo di applicazioni. Ho cercato più che altro di dare un po' l'idea di quello che sono innanzitutto gli strumenti da utilizzare, più che altro dove andare a trovare un po' di risorse per imparare anche in maniera autonoma a sviluppare applicazioni, perché ritengo insomma sia anche possibile da autodidatta arrivare a buoni livelli di sviluppo. Prima cosa, ci sono vari modi per fare applicazioni per Android. Cercherò insomma di illustrare un po' quello che è il cosiddetto sviluppo nativo, che è quello classico, se vogliamo. Però non è da sottovalutare quello che viene definito sviluppo ibrido, dove per sviluppo ibrido si intende sviluppare un'applicazione per Android o anche per altre piattaforme utilizzando quelli che sono strumenti magari che nascono per lo sviluppo di applicazioni web, ad esempio. Quindi io sono ad esempio uno sviluppatore web, voglio sviluppare applicazioni Android, non mi va di studiarmi Java, che è il linguaggio di programmazione che vedremo dopo, voglio ridurre il più possibile i tempi di sviluppo, ci sono degli strumenti che mi permettono di prendere questo codice scritto in linguaggio web, quindi per intenderci HTML, JavaScript, CSS, e in qualche modo inglobarlo in quella che è un'applicazione Android. Questo ci sono vari framework tool che aiutano in maniera anche piuttosto visuale a creare applicazioni di questo tipo, però essenzialmente tutti quanti si basano poi su questo che è Apache Cordova, che è utilizzato come core da questi programmi, che è un software che prende questi file HTML, JavaScript e CSS e li va ad inserire in quello che è una specie di piccolo browser che gira su un'applicazione nativa. Vantaggio non indifferente è che, come vedete, questa è l'immagine presa dal sito ufficiale di Apache Cordova, questa nostra applicazione web viene poi, cioè è possibile poi convertirla in qualche modo in quella che può essere un'applicazione Android, ma anche un'applicazione iOS piuttosto che un'applicazione Windows Phone, eccetera. Quindi abbiamo quello che viene definito appunto cross platform, quindi un vantaggio non da poco, perciò da tenere in considerazione. Perché non sviluppano tutti quanti applicazioni Android, giustamente mi chiederete, e c'è ancora gente che sviluppa applicazioni native. Il motivo è che chiaramente si sta aggiungendo uno strato in più, che è quello di poter eseguire queste pagine web, e quindi non si sta utilizzando le performance del dispositivo al 100%, più diciamo alcuni casi particolari in cui non è proprio possibile utilizzare funzionalità specifiche del dispositivo. Però se la mia applicazione è ad esempio l'applicazione di un'attività commerciale che permette agli utenti di scegliere dei prodotti piuttosto che non so, un servizio web che voglio anche creare in versione mobile, questo sicuramente è un approccio da prendere in considerazione, perché ha un costo molto basso di sviluppo, si va a riciclare il codice che si è già fatto e si ottiene il vantaggio di avere un'applicazione per ogni piattaforma disponibile. Altro esempio, sono uno sviluppatore di videogame, quindi utilizzo magari Unity, che è un famoso motore grafico per lo sviluppo di videogiochi. Ho fatto il mio gioco per il PC, voglio creare una versione magari più leggera per tutti i dispositivi mobile, non devo andare a studiarmi quelle che insomma la parte di sviluppo di giochi nell'ambiente nativo, ma posso utilizzare Unity anche sul mobile. Nello specifico, sì, dal sito ufficiale ho preso l'informazione che utilizza gli OpenGL come librerie grafiche, quindi permette insomma di far girare quel nostro gioco creato in Unity su smartphone e tablet. Insomma, questi sono alcuni dei più famosi giochi attualmente disponibili per Android e sono sviluppati con questo sistema. Ultimo esempio non nativo è una piattaforma chiamata
Inventor, inizialmente creata da Google, adesso viene mantenuta da Meet. Questa piattaforma permette di creare piccole applicazioni con questo linguaggio che vedete sulla destra a blocchi. Questo chiaramente non avrei le potenzialità dello sviluppo nativo, però ha un impatto molto didattico, quindi se voglio imparare a creare applicazioni Android, ad esempio non ho minime conoscenze di programmazione, questo è un buon punto di partenza che permette in poco tempo di creare piccole applicazioni che comunque hanno una loro funzionalità. Un esempio vedete sulla sinistra, un'applicazione realizzata da Stefano, che non so se è qui, insomma, che avete visto in giro oggi, scaricabile dal sito del logo di Vicenza, che permette di visualizzare, insomma, le ultime informazioni sulle serate, quindi qui a Lug. Quindi comunque si riesce a fare qualcosa in maniera anche abbastanza semplice. Invece passiamo a quello che è lo sviluppo nativo, o il cosiddetto sviluppo nativo, quindi sviluppare codice in linguaggio Java utilizzando gli strumenti ufficiali messi a disposizione da Google, insomma. Chiaramente strumento base Android Studio. Vado subito all'ultimo punto: fino a qualche tempo fa c'era anche la possibilità di utilizzare Eclipse, che è un famoso ambiente di sviluppo per vari linguaggi in realtà, non soltanto per Java. Laboratori di Google hanno sviluppato questo, diciamo, pacchetto di tool chiamato Eclipse ADT, in cui era possibile sviluppare applicazioni per Android. Giugno scorso si è scelto di non mantenere più questa piattaforma e passare a questo che vedremo oggi, che è appunto Android Studio, che si basa su un'altra piattaforma molto nota nell'ambiente dello sviluppo Java, che è appunto JetBrains IntelliJ, e la quale ha una versione, diciamo, a pagamento e una open source. Gli sviluppatori di Google hanno preso quella open source, ci hanno messo su altre robe, insomma, per renderla specifica dello sviluppo di applicazioni Android, e l'hanno rilasciata sotto licenza FACI 2.0, quindi è quella che vedremo. Quando dico altre robe intendo altri tool necessari allo sviluppo di applicazioni, come ad esempio l'SDK Manager, che è praticamente un tool per gestire quelle che sono le varie versioni delle librerie, come vedete adesso in questa GIF animata. E perché questo? Chiaramente ogni volta che il nostro dispositivo Android si aggiorna una nuova versione rilasciata, questo per lo sviluppatore è una cosa non banale, nel senso che vuol dire che ci sono nuove librerie, nuove classi Java appunto da utilizzare, e uno sviluppatore potrebbe voler creare la propria applicazione rendendola compatibile per l'ultima versione di Android, ma magari anche per versioni precedenti, e quindi l'SDK Manager permette di scegliere allo sviluppatore quali librerie utilizzare. Qui non sto parlando di un progetto specifico, ma in generale quali librerie installare sulla propria macchina in modo tale da poterle agganciare successivamente. Inoltre si è gestito l'aggiornamento di queste librerie, che di solito periodicamente vengono comunque aggiornate. Un altro strumento è l'ADB Manager, che non è nello specifico quello che vedete, però quello che vedete rende un po' l'idea del motivo per cui ci serve creare dispositivi virtuali Android, che tutti quanti oramai abbiamo esperienza di che cosa vuol dire un dispositivo mobile. Abbiamo presente che un dispositivo mobile può essere uno smartphone piuttosto che un tablet, ma oramai anche televisori, rimanendo sempre in ambito Android, abbiamo anche le versioni per le auto, piuttosto che per smartwatch oppure altri dispositivi, insomma. Questo vuol dire che c'è un ecosistema molto variegato di dispositivi con performance differenti, dimensione del display differente, o a volte a parità di dimensione del display con risoluzione differente. Quindi vogliamo avere la possibilità di testare la nostra applicazione senza dover comprare tutti questi dispositivi, non sarebbe praticabile, insomma. Quindi la ADB Manager ci permette di creare dispositivi virtuali su cui testare la nostra applicazione. Giusto un appunto sulla parte di design, che non tratterò in questo talk, è un aspetto molto importante delle applicazioni mobile, perché
l'utente mobile ha esigenze di, come dire, di interazione molto più, richiede molte più funzionalità rispetto ad un utilizzo desktop mediamente. Perché? Perché il tempo dedicato a un'applicazione è spesso molto rapido, quindi ha bisogno l'utente subito di effettuare l'operazione che ha in mente. Quindi, ad esempio, voglio scrivere un messaggio tramite un'applicazione di tipo nella slide centrale, nell'immagine centrale c'è quella che è una rubrica. Voglio subito poter selezionare in contatto quelle che sono le informazioni che mi interessano, e quindi l'interfaccia grafica non mi deve far fare passaggi inutili per questo. In più, diciamo, gli sviluppatori di Android hanno voluto anche dare una linea estetica e marcare molto quella che è, quelle che appunto sono le linee guida della progettazione dell'interfaccia. Tutto ciò va sotto il nome di Material Design, è un argomento che richiede uno studio, diciamo, dedicato. Sul sito che vedete in alto, quindi developer.android.com, c'è una sezione dedicata, separata dalla sezione di sviluppo nel senso più stretto del termine. Ok, in questo talk invece vedremo più la parte di sviluppo. Per parlare di come sviluppare un'applicazione Android, ho dovuto, diciamo, inserire questa che è una slide un po' magari diciamo teorica, però fondamentale per il resto della presentazione. Un'applicazione Android si compone di varie parti. Queste parti possono essere sicuramente, diciamo, un'applicazione Android sicuramente ha quella che è la prima componente, che adesso anche abbastanza rapida, perché per ognuna di queste voci in realtà si dovrebbe poter parlare per parecchio, però cerco di fare giusto un po' un'introduzione veloce. L'activity, che è la prima componente fondamentale, è quella che viene definita in maniera leggermente impropria, però dà molto l'idea, una pagina dell'applicazione. Nel senso, io ho un'applicazione, tornando all'esempio di prima dell'applicazione di messaggi, quindi utilizzo, che ne so, Telegram, no? Piuttosto che invece di WhatsApp, visto che oggi stiamo parlando comunque di open source, e utilizzando Telegram apro la mia applicazione e visualizzo tutte le conversazioni recenti. Quella possiamo definirla un'activity, come possiamo definire un'activity diversa appunto da questa, quella che appare quando io clicco su una di queste conversazioni. Quindi cliccando su una conversazione cosa succede? C'è un cambio di pagina, tra virgolette, in cui vengono visualizzati tutti i messaggi di quella conversazione. Queste sono due activity differenti. Chiaramente questa descrizione potrebbe lasciare intendere che l'interfaccia grafica sia l'activity, invece non è proprio così. Per activity si intende sia l'interfaccia grafica, ma anche appunto tutto un po' la logica che c'è dietro con l'interfaccia. Diverso invece è il concetto di service, che è appunto la seconda componente, che se vogliamo è tutto ciò che avviene di nascosto all'utente, quindi tutti quelli che sono i cosiddetti servizi in background. Esempio classico che si fa in questi casi è: sto scaricando un file da un sito web, mi appare la notifica del download in corso, però in realtà il download sta avvenendo in background, tant'è che se il mio browser che sto visualizzando in quel momento, quindi tornando al discorso di prima, sto visualizzando l'activity del browser che mi permette di interagire con quella pagina web, dovesse essere rimossa perché l'utente riceve una chiamata in quel momento oppure spinge il tasto home e quindi non c'è più quell'activity in quel momento di fronte a noi, questo non influisce minimamente con il download del file, perché il download del file sta avvenendo in un'altra, diciamo, parte dell'applicazione, che è appunto in background e quindi all'interno di un service. Non tutte le applicazioni utilizzano service, mentre possiamo dire che tutte le applicazioni utilizzano activity, il 99% insomma. Content provider invece sono dei componenti utili ad alcune applicazioni che hanno la necessità di utilizzare dati presenti in altre applicazioni, oppure mettere loro a disposizione dei dati. Esempio classico che si fa in questi casi è appunto la rubrica. Quindi quando installiamo per la prima volta la nostra applicazione di messaggi, quindi ad esempio Telegram, e vogliamo che tutti i nostri contatti vengano importati in questa applicazione, chiaramente operazione che deve avvenire in maniera automatica, Telegram cosa va a fare? Va a
interpellare quello che è il content provider messo a disposizione dall'applicazione rubrica, perché la rubrica del nostro telefono è comunque un'applicazione pari a quelle che possiamo sviluppare noi. Penultimo componente, broadcast receiver, è quello che insomma, viene definito insomma, un componente che intercetta determinati eventi. Cosa intendo? Noi vogliamo che la nostra applicazione faccia determinate cose allo scatenarsi di un determinato evento, ad esempio l'arrivo di un SMS piuttosto che l'arrivo di una chiamata. Si potrebbero fare meccanismi per i quali c'è un controllo periodico se questo evento è avvenuto o meno, ma non avrebbe senso, perché appunto il sistema operativo Android ci permette di integrare nella nostra applicazione questo componente. Quindi noi dobbiamo inserire questo componente con il codice da eseguire quando ci saranno questi eventi e poi in qualche modo indicare quale evento ci interessa. Comunque non abbiamo, vedremo anche questo. Ultimo, ma non meno importante, è l'intent, che è un componente di interazione più che altro. Tutti i componenti visti prima possono chiamarsi tra loro oppure insomma interagire, e tutto ciò avviene tramite intent, lo vedremo adesso nella demo. In maniera molto molto breve, come vi dicevo, ognuna di queste voci in realtà andrebbe approfondita singolarmente. Giusto sulla prima, sull'activity, che è la più importante, c'è da, insomma, lo sviluppatore deve avere consapevolezza del fatto che la nostra applicazione non è l'unica applicazione presente sul dispositivo dell'utente, quindi potrebbe in qualsiasi momento l'utente togliere dall'esecuzione principale la nostra applicazione perché, come dicevo prima, spinge il tasto home piuttosto che riceve una chiamata. E quindi deve essere possibile per lo sviluppatore intercettare questi cambi di stato. Cioè, io sviluppatore che, ad esempio, ho realizzato una calcolatrice e sto effettuando un calcolo e l'utente sta effettuando un calcolo, ma in quel momento riceve una chiamata. Quando la chiamata termina, l'utente torna ad utilizzare la calcolatrice, probabilmente vorrà riprendere l'operazione che verrà lasciata, non doverla ricominciare insomma da capo. Quindi nei vari passaggi in cui la nostra activity, tecnicamente passa da quello che appunto è uno stato di visibilità ad uno stato ad esempio di pause. Però poi deve poter ritornare, infatti come vedete tutti gli stati sono poi delle frecce di ritorno. Ok, ho voluto giusto fare un'introduzione molto generica, ma è anche abbastanza rapida, perché preferivo dare più spazio, magari vediamo in cui c'è qualcosa di un po' più pratico, quindi magari un po' più interessante. Chiaramente le demo sono molto molto basilari. Questa è la prima, in cui c'è semplicemente un tasto e delle azioni da eseguire alla pressione di questo tasto. Quindi vedremo quella che è la struttura base dell'applicazione, i componenti base dell'interfaccia, un esempio di intent che vi citavo prima, e cosa molto importante, quello che è un po' la logica dello sviluppo, quindi dello scrivere codice Java per le applicazioni Android. Alla fine della presentazione ci sono dei riferimenti. Il riferimento principale è chiaramente il sito ufficiale degli sviluppatori Android, però ci sono anche altre risorse. Ho linkato anche una risorsa in italiano cui spiega passo passo come fare bene o male qualsiasi tipologia di applicazione. Su html.it, se non ricordo male. Ok, innanzitutto questo qui è l'ambiente di sviluppo. Mi salto la parte appunto iniziale di creazione del progetto eccetera, perché oltre ad essere molto banale è spiegata nel dettaglio su quel riferimento di cui vi parlavo, e c'è anche un po' spiegato, se non ricordo male, come installare l'ambiente di sviluppo. Qui sulla sinistra vedete un po' quelli che sono tutti i file della nostra applicazione. Chiaramente questo è il soggetto dell'applicazione, che verrà in qualche modo poi impacchettato in quello che viene chiamato APK, che è un pacchetto che poi il sistema operativo Android andrà ad eseguire. Ok, allora partire innanzitutto dall'interfaccia grafica, che è la cosa con cui qualunque utente ha avuto a che fare almeno una volta, insomma. L'interfaccia grafica è molto base, questa qui, e come vedete qui sulla
questo elenco abbiamo tutti i componenti base del sistema operativo Android. Questi componenti possono variare in base a versioni diverse del sistema operativo anche a livello estetico. Cosa molto importante, in uno sviluppo leggermente più avanzato è possibile definire i nostri componenti grafici creati ad hoc per esigenze specifiche. Nel nostro caso stiamo utilizzando semplicemente un tasto, questo qui, qui c'è una casella di testo che ha creato quando ho creato il progetto di base, insomma. E cosa molto importante, vabbè, oltre a poter variare la posizione, la dimensione di questo oggetto come di qualsiasi altro, cosa molto importante che ci servirà nella fase successiva, ogni oggetto ha il suo ID. Quindi questo che vedete qui è un ID che identifica appunto in maniera univoca questo componente dell'interfaccia. Tutte le risorse che vedete qui sulla sinistra mediamente sono o file come questo che ho selezionato in questo momento, in cui c'è tutto ciò che riguarda la parte di codice Java, infatti è sotto la cartella Java, oppure risorse utilizzate dalla nostra applicazione. Mediamente le risorse sono, vabbè, o immagini oppure file XML come questo, in cui c'è una definizione testuale di quello che viene visualizzato. È possibile visionarlo, raramente si interviene direttamente su questa parte di codice. Possiamo dire che nella maggior parte dei casi si può utilizzare questa schermata visuale che rende molto più semplice aggiungere i componenti o sistemarne un po' la posizione. Ok, un altro file molto importante nelle risorse è questo file string.xml. In questo file la regola chiaramente non è imposta, però bisognerebbe seguirla, è quella di inserire tutte le stringhe di testo che sono presenti nel nostro file. Quindi qualsiasi messaggio che l'utente può leggere deve essere inserito qua dentro, non nel codice, come vedremo dopo nella parte di codice che verrà eseguito. Questo perché, avendo tutte le stringhe qui dentro, che poi chiaramente saranno richiamate tramite questi ID, possiamo creare vari di questi file, ad esempio per le varie lingue che vogliamo la nostra applicazione sarà distribuita. Normalmente ho il file italiano, quello in inglese, quello in altre lingue. Non andrò quindi a fare modifiche al codice, ma andrò a fare soltanto modifiche a questo file. Quindi l'idea è sempre quella di separare il codice, che è un po', diciamo, la logica della nostra applicazione, da quelle che sono le risorse. Queste stringhe di testo per noi sono delle risorse. In generale, in qualsiasi file che vedremo in queste demo, ho cercato di selezionare in maniera visiva quello che è il codice che ho inserito io per questa demo rispetto a quello che è il codice già creato in maniera automatica dall'ambiente. In questo ambiente, diciamo, Android Studio ci aiuta perché creando il nostro progetto già va a sistemare tutte queste, diciamo, gerarchie di file e quindi ci permette di andare già ad intervenire soltanto nelle nostre esigenze specifiche senza stare a rifare cose comuni per tutte le applicazioni. Ok. Quindi abbiamo messo queste due risorse, adesso vediamo come utilizzarle. Questa qui, che è una definizione di una classe Java, quindi per chi ha esperienza di programmazione di oggetti, anche in altri linguaggi, almeno della sintassi, il senso è quello. Per chi non ha esperienza di programmazione di oggetti, prendetelo un po' come un codice di cose da fare, insomma, che dovranno essere eseguite. Questo codice nello specifico è la definizione della mia activity principale, quindi, come vi dicevo prima, del componente base della mia applicazione. Cosa ci sarà in questa activity? Allora, innanzitutto qui vedete che c'è quello che è definito, insomma, un metodo di questa classe che si chiama onCreate, che era presente nella slide precedente, quindi era praticamente uno degli stati principali. Quindi sto inserendo questo codice e questo codice sarà eseguito alla creazione della mia activity. Ok. Anche qui, codice comunque già creato in maniera automatica dall'ambiente, a cui io ho aggiunto solo qualche livello di codice per creare l'interazione che ci serviva. Nello specifico, cosa fa questa prima applicazione di demo? Innanzitutto ci serve creare una connessione con il componente dell'interfaccia grafica. Una piccola precisazione:
questa riga di codice, che come vi dicevo è già creata in automatico dall'ambiente, serve a agganciare a questa activity l'interfaccia grafica che abbiamo definito, perché noi potremmo definire più interfacce grafiche e quindi in qualche modo scegliere per ogni activity quale layout appunto agganciare. Quindi il nostro layout che abbiamo definito qui, vedete anche il nome, semplicemente per activity main, è richiamato con questa istruzione. Quest'altra, diciamo, parte della stringa sta ad indicare che mi sto riferendo ad una di queste risorse che abbiamo definito prima nella directory layout, perché come vedete qui abbiamo risorse layout, activity main e una corrispondenza, diciamo, pari a questa definizione qui. Quindi è l'id di quel file, diciamo. Ok? Stesso discorso adesso, simile insomma, va fatto per agganciare questo componente, perché adesso mi interessa di quella interfaccia questo componente specifico. Come abbiamo detto prima, abbiamo un ID per poterlo agganciare e a livello di codice questo è possibile tramite questo metodo che appunto è findViewById, in cui viene passato l'ID del componente che ci interessa. Ora, la differenza tra il componente che abbiamo visto prima grafico e questo oggetto della classe button è, insomma, va un po', fa parte di quelle che sono le competenze, insomma, dello sviluppo della programmazione di oggetti. Ho difficoltà a spiegarlo in maniera un po' più base, però prendetelo come un riferimento a quell'oggetto. Quindi tutto ciò che io faccio con questo oggetto BTN è riferito a quel componente grafico. Cosa mi interessa fare con quel componente? Vabbè, un bottone, quindi la cosa più ovvia è che deve succedere qualcosa alla pressione del bottone. Nello sviluppo di Java, in generale della programmazione di oggetti, spesso queste cose avvengono in maniera separata, in cui c'è la definizione di quello che è un'azione che deve essere eseguita e poi questa azione viene agganciata ad un componente. Quindi noi abbiamo la definizione di un listener, che è praticamente un oggetto deputato all'esecuzione di qualcosa a un determinato evento. Nello specifico l'evento in cui questo listener è specializzato è appunto la pressione, quindi il click di un componente grafico. Questo evento, questo oggetto ha un suo metodo che è appunto onClick, in cui noi sviluppatori possiamo andare a inserire tutte le istruzioni che ci interessa vengano eseguite alla pressione del click. Io ho richiamato un altro metodo semplicemente per una maggiore leggibilità, vedremo dopo cosa fanno queste due, possiamo definire funzioni, fai qualcosa una e fai qualcosa due. Quindi per il momento io ho riferimento al bottone e listener con qualcosa da fare. Questi due oggetti attualmente sono separati, quindi sono due oggetti distinti, quindi non ho ancora fatto quello che avviene in quest'ultima istruzione, la più importante, e cioè creare una connessione tra la pressione del tasto e l'esecuzione di questo listener. Questo avviene in questa istruzione qui, quindi al bottone viene associato questo listener. Cosa viene eseguito? Ho creato due funzioni, per qualcosa 1 e per qualcosa 2. La prima versione, diciamo, non è nient'altro che la visualizzazione di un toast, che per intenderci questi messaggini che vedete spesso durante l'esecuzione di alcune applicazioni, mediamente vengono utilizzati per messaggi di servizio, ad esempio la connessione non è disponibile, oppure spazio insufficiente, oppure operazione eseguita, di solito sono utilizzati per questo. Quindi è un componente dell'interfaccia grafica, però non è come un bottone, insomma, è un qualcosa di spesso temporaneo. Non faccio nient'altro che visualizzare uno di questi componenti con un determinato testo. Ora, qui ho quella che è una stringa con un testo associato. Come vi dicevo prima, tutto ciò che andrà a visualizzare l'utente non deve essere dichiarato in maniera esplicita nel codice. Il nostro ambiente di sviluppo ci fa vedere questa dichiarazione come se fosse appunto una dichiarazione fatta in questo momento, ma in realtà andando con il mouse su, questo è soltanto un'anteprima di quella che è un'istruzione invece appunto in diretta, cioè c'è la chiamata di un metodo getString con il passaggio di un id, e quindi c'è un riferimento a qualcosa scritto qua dentro.
in modo tale da creare quella facilità poi di traduzione di tutte le stringhe. Cosa è successo dopo? Se passa. Non so se. Forse questo stiamo. Ok, va. Quindi dicevo, c'è questa associazione a una stringa e poi il file, non avviene in maniera diretta. L'ambiente però, per evitare di farci aprire ogni volta il file string e cercare le varie stringhe, ci visivamente, come vedete in questo altro caso qui sotto, ci converte la chiamata a questa funzione con la stringa che è effettivamente linkata, in modo tale da rendere facile poi il controllo di queste operazioni. Ok, vediamo di... Allora, questo qui che vedete è una sorta di emulatore di dispositivi Android che vi ho presentato nelle slide di prima, quindi la TV di Android Studio, in cui abbiamo un dispositivo Android che possiamo configurare. In questo caso è paragonabile a un Nexus 5 con una determinata versione del sistema operativo ed è praticamente un dispositivo Android a tutti gli effetti, quindi posso installare delle applicazioni, posso utilizzare ad esempio anche la connessione ad internet. Chiaramente il dispositivo, il nostro portatile deve essere connesso ad internet. Io non so se adesso ho la connessione, così verifichiamo subito. E tramite questo emulatore, diciamo, è possibile far eseguire le nostre applicazioni. Chiaramente quando vado ad eseguire la mia applicazione, lui mi chiede dove lanciare questo dispositivo, perché io al momento ho il mio cellulare collegato e quindi lo vede come possibile dispositivo target dell'esecuzione di questa applicazione, oppure mi permette di scegliere di lanciare un dispositivo virtuale, potrei crearne anche altri. Come vi dicevo, potrebbe esserci l'esigenza di simulare la nostra applicazione su un tablet con una determinata risoluzione, grandezza del display e quindi necessità di verificare su vari dispositivi come la nostra applicazione gira, senza dover comprare appunto tutti quei dispositivi differenti. È possibile anche settare la RAM e in qualche modo avere una stima di quelle che sono poi le performance della nostra applicazione su dispositivi, ad esempio molto utile se vogliamo garantire che la nostra applicazione venga eseguita anche da dispositivi vecchi, come ad esempio smartphone qualche generazione fa. Lui ha già lanciato l'applicazione e alla pressione di questo tasto viene visualizzato, come vi dicevo, il toast in basso con il messaggio. Allora, facendo invece questa piccola modifica, vado a richiamare un altro metodo che ha realizzato, sempre molto semplice, in cui c'è quello che è una cosa fondamentale delle applicazioni Android, cioè l'utilizzo di una input che vi ho elencato nelle varie componenti precedentemente. Che cos'è un intent? Come vi dicevo, è uno strumento di comunicazione tra varie entità. Nello specifico io adesso ho la necessità di aprire un indirizzo web che vedete qui, chiaramente anche questo presente nel file di string.xml, e questo link voglio che venga aperto da un browser, perché al momento la mia applicazione non ha la capacità di eseguire questo link web. E questa è possibile fare con Android, è possibile passare al sistema operativo questo link dicendo ho la necessità che questo link venga aperto, ma non so quale applicazione può farlo, e quindi mediamente il sistema operativo Android ad incrociare questa informazione. Se sul dispositivo sono presenti più applicazioni in grado di fare questa cosa, vi sarà capitato di visualizzare il famoso menu a tendina con scegli quale applicazione vuoi che esegua questa operazione, e tutto ciò non è presente nella nostra, perché noi non possiamo decidere in maniera diciamo predeterminata quale applicazione deve aprire questo link. Tecnicamente potremmo farlo, ma non avrebbe senso, perché se io decido che Chrome deve aprire questa applicazione, quindi posso indicare proprio il nome del package di Chrome, ma l'utente poi non ha installato quell'applicazione, questa operazione fallirebbe, insomma. Invece in questo modo,
maniera generica viene richiesta l'azione di visualizzare un qualcosa, questo qualcosa è un URL e quindi il sistema operativo saprà quale applicazione richiamare. Anche qui situazione in doppia fase, quindi creo l'intent, una volta creata l'intent non succede nulla se non richiamo un metodo tipo questo che è startActivity, quindi creo l'intent e lo richiamo con startActivity. Questa stessa intent che ho creato potrei avere la necessità di richiamarla da altre parti, quindi c'è sempre questa doppia fase. Allora, controllo un attimo se la connessione va. Allora, riseguo la mia applicazione. Mi chiede sempre quale dispositivo utilizzare. Io utilizzo il dispositivo virtuale in modo da farvelo vedere. La nostra applicazione è stata rilanciata. In questo caso, alla pressione del tasto c'è quello che avete visto come un passaggio di activity, appunto, tra la nostra applicazione e questo che è il browser preinstallato su questo emulatore, insomma. Quindi, in questo caso la nostra applicazione ha terminato la sua operazione, cioè le operazioni che state seguendo, ed ha lasciato che l'utente adesso utilizzi un'altra applicazione. Quindi questo passaggio è avvenuto grazie a questo metodo startActivity. Ok. Questa era giusto un po' una prima demo per introdurvi un po' di concetti basilari. Il passaggio successivo qual è? Non voglio che la pagina web venga visualizzata nel browser, voglio visualizzarla nella mia applicazione. Ho scelto di fare questa demo anche perché è un po' quella che è l'idea di base che c'è nella cosa che vi citavo prima del progetto Apache Cordova o in generale di queste applicazioni ibride. Cioè io sto eseguendo codice web all'interno delle mie applicazioni. Quindi, a differenza di prima, non ho più la schermata con il bottone, ma ho un altro componente grafico che trovate sempre in questo elenco qui, che si chiama WebView. WebView possiamo dire che è un componente grafico che ha il compito di esibire pagine web, una specie di mini browser all'interno della nostra applicazione. Possiamo comunque inserire altri componenti grafici e quindi avere nella nostra applicazione sia una parte realizzata tramite pagine web, insomma, sia una parte realizzata tramite linguaggio nativo. A differenza di prima, allora, sia nell'interfaccia grafica, qui sempre mi interessa, a differenza di prima, dicevo, è un attimino più complessa la gestione di questo oggetto. A differenza di un bottone, una web view è un oggetto sicuramente più avanzato e quindi oltre a questa parte qui che è identica, quindi ad agganciare questo oggetto tramite il suo ID, devo eseguire delle operazioni su cui non mi soffermo più di tanto, ma essenzialmente permettono a questa WebView di avere tutte le funzionalità base per poter eseguire pagine web. Altra differenza importante rispetto a prima, in questo caso ho altre risorse che ho portato nella mia applicazione, che sono un'immagine e una pagina web. Quindi questa è una pagina web, codice HTML abbastanza base, in cui c'è la visualizzazione di un'immagine linkabile con un indirizzo che è lo stesso che veniva utilizzato nell'applicazione demo 1, quindi la pagina web nello specifico del gruppo di Vicenza con gli eventi in corso. Quindi la nostra web view, oltre a fare queste operazioni che possiamo dire sono operazioni di inizializzazione, insomma, non mi soffermo su queste, l'operazione importante invece è questa, quindi richiamare il metodo loadURL, a cui viene passato quello che è un URL, quindi un riferimento della pagina web, e questo riferimento può essere anche locale. Quindi io mi sto riferendo non a una pagina web remota, ma bensì ad una pagina web locale, che in questo caso è presente nella cartella assets della nostra applicazione. Ok, lanciamo questa applicazione. Recupero il motore. Posto.
immagine e link è all'interno dell'applicazione. Quindi in questa fase io non sto ancora utilizzando la risorsa internet, sono in locale. Cliccando invece sul link c'è il passaggio alla pagina remota che quindi viene caricata e a differenza di prima, questa è la differenza sostanziale, non ho aperto un'altra applicazione, sono comunque nella mia applicazione che sto realizzando e ho eseguito una risorsa remota, quindi non c'è il passaggio al browser. Per fare questa cosa c'è bisogno di utilizzare internet. Internet, come altre caratteristiche dello smartphone, sono risorse che l'utente deve poter decidere se l'applicazione utilizzare o meno. Quindi l'esperienza comune quando si installa un'applicazione è quella di vedere la sfida di permessi che stiamo accettando di, e purtroppo magari spesso non vengono letti, li accettiamo in maniera a fiducia. Tutti questi permessi sono dichiarati nell'applicazione. Nello specifico sono dichiarati in un ulteriore file XML che si chiama manifest, che è questo qui. Anche qui vedete è evidenziata la parte di codice che ho aggiunto rispetto al codice già presente. Il manifest è un file diciamo di con tutte le informazioni dell'applicazione, quindi c'è il nome dell'applicazione, altre informazioni, si possono inserire ancora informazioni avanzate come ad esempio anche dei parametri circa la versione del sistema operativo eccetera. La cosa che ci interessa è che si possono definire i permessi utenti, quindi tutto ciò che l'utente deve avere consapevolezza che l'applicazione fa. Senza questo permesso l'applicazione non sarebbe in grado di visualizzare quella pagina remota. Infatti se vado a commentare, un attimo, e eseguo, in questo caso io sto eseguendo un'applicazione che non ha il permesso di andare su internet e quindi non dovrebbe essere possibile visualizzare la pagina. Chiaramente quando avvio l'applicazione qui dall'ambiente non c'è quella fase che mediamente avviene sul nostro dispositivo di accettazione dei permessi, però se pubblicassi questa applicazione sul Play Store sarebbe visibile il permesso utilizzato dalla connessione di internet. Ok, qui non è cambiato nulla perché come dicevo questa qui è una pagina locale, quindi non sta utilizzando internet. Invece se provo ad andare, continua ad andare perché non ha aggiornato solo un attimo. Potrebbe averla anche nella cache, quindi magari se provo a andare su un link, ok. Sì, praticamente la pagina precedente era nella cache, quindi non ha richiesto la risorsa remota. Invece se provo ad andare su qualsiasi link della pagina web, c'è la richiesta tramite internet di quella nuova pagina. Questa cosa non è permessa perché appunto nel manifesto ci sono i permessi necessari e lui mi dà questo errore di pagina non disponibile, ma in realtà è appunto perché il sistema operativo vieta all'applicazione di andare su internet. Quindi ripristiniamo come era. Ok. Quindi abbiamo introdotto appunto questo che è un concetto molto importante che è appunto l'Android Manifest, e abbiamo visto questo componente un po' più complesso rispetto al bottone che è la web view. Terza demo. Quando si utilizza un'applicazione Android è comune, non solo Android in realtà, è comune avere a che fare con le notifiche, che è un componente molto utile delle applicazioni, e in più ho inserito quello che citavo prima, il componente Broadcast Receiver, e l'Alarm Manager, che vedremo che cosa serve. Questa qui. Allora, a livello di interfaccia grafica, questa terza demo è uguale alla precedente, quindi abbiamo la web view e l'esecuzione della pagina. Ho evitato il passaggio iniziale dell'esecuzione della pagina in locale, ma avremo direttamente l'esecuzione di una pagina remota, quindi il link.
questa parte di codice è esattamente uguale alla prima, solo che nella load URL avrò un link remoto, non un link locale. Ho aggiunto giusto un controllo sulla se il dispositivo è online o meno, ed infine ho aggiunto appunto il WordPress Receiver, che è un componente, come vi dicevo, che verrà agganciato all'elemento del sistema operativo. Nello specifico mi interessa eseguire questo codice quando lo smartphone viene acceso. Quindi quando io accenderò il mio smartphone ci sarà il controllo, nello specifico verrà verificato se oggi, insomma, è martedì, e quindi la possibilità di notificare l'utente, che nel nostro caso specifico ci sarà una sorta di promemoria all'utente che martedì ci sarà la serata al luogo di Vicenza, e quindi di, se eventualmente interessato, a controllare quali eventi ci siano. Questo deve avvenire alla via dello smartphone. Però se l'utente accende lo smartphone ad esempio il lunedì e non lo spegne sino a martedì, perderemo la possibilità di notificarlo. Quindi oltre in quel momento è necessario fare un controllo periodico del giorno troviamo, per verificare se nel frattempo è arrivato martedì. Insomma, ci sono vari modi per fare questa cosa. Ho usato questa metodologia per introdurre essenzialmente il WordPress Receiver e anche questo altro componente molto importante, che è l'Alarm Manager, che mi permette di programmare determinate chiamate a quella che mi intenta alla fine, quindi come vediamo prima questo componente di interazione, con cui posso far sì che venga richiamata questa intent appunto ad ogni intervallo di tempo. Nello specifico io ho impostato un intervallo di un'ora, che dovrebbe essere più che sufficiente visto che stiamo verificando il cambiamento di giornata. Allora, giusto, ho fatto anche delle prove, quindi ho cambiato il giorno. Cambio il giorno, inserisco. Ops. Il sabato. In modo tale da avere la notifica anche in questo momento. Ok, quindi questo broadcast receiver, come abbiamo visto prima nell'activity, avrà dei metodi in cui io dovrò inserire del codice. Nello specifico quello principale, come era don create per l'activity, per il broadcast receiver è praticamente non receive, quindi quando verrà richiamato. In questa fase non sto ancora dicendo qual è l'azione che scatenerà questo broadcast receiver, lo vedremo dopo nel manifest. In maniera molto breve, il codice quindi fa un controllo se è il giorno che ci interessa, nel caso sia questa la giornata, viene inviato viene visualizzata una notifica, salta un po' di codice in modo da andare sulle parti un po' più interessanti, altrimenti viene impostata quel controllo periodico che vi dicevo prima. Ok, vediamo dopo un po' nel dettaglio il codice per la visualizzazione della notifica. In questo caso la nostra applicazione, come vi dicevo, lancia direttamente la pagina che ci interessa. Ora, l'orario con il sistema, quindi dovrebbe essere corretto. Faccio una simulazione di quello che è effettivamente puoi spegnere e accendere il telefono, in questo caso io riavvio l'emulatore. Diciamo che sulle notifiche, che adesso dovremmo vedere apparire un attimo, messo sabato, giorno della settimana sabato, non vedrò la notifica. Non so, dopo quando si installare l'applicazione, in modo tale, anche qui per disinstallare l'applicazione, esattamente come se fossi su uno smartphone
c'era solo di martedì. Ok. Tiro fuori questa in modo tale che venga inserita in maniera contestuale. Controllo un attimo nel manifest se è stato associato. Ok. Qui nel manifest c'è appunto la cosa che vi dicevo, cioè sto associando al broadcast receiver che sto creando qual è l'evento che mi interessa. Nello specifico dico mi interessa che sia completato il boot, quindi lo smart sia appena stato acceso. Chiaramente poi in quella nella notifica, se riusciamo a farla apparire, si può collegare un'operazione da eseguire. Nello specifico io vado ad aprire l'applicazione, quindi è una notifica finalmente. Cliccando sulla schermata di sblocco, chiaramente lui apre e esegue quell'operazione. L'operazione è quella di aprire la nostra applicazione, quindi poter vedere l'elenco degli eventi disponibili. Ok. Quindi, ricapitolando, la nostra applicazione esegue questa pagina remota e adesso abbiamo aggiunto una notifica che il martedì ci ricorda che di controllare gli eventi previsti, e inoltre abbiamo aggiunto questo controllo periodico in modo tale da non perdere l'evento è martedì e quindi non fare questo controllo soltanto all'avvio ma anche durante ogni ora, insomma. Ok. Ultima demo. Nell'ultima demo ho voluto giusto estendere questa notifica a quello che è una delle novità relativamente recenti di Android, che è appunto Android Wear, quindi la possibilità di estendere delle funzionalità delle nostre applicazioni anche quelli che sono dispositivi indossabili come questo smartwatch. Nello specifico avremo, oltre alla notifica quella classica, la possibilità di inserire delle azioni, quindi lo smartwatch presenta mediamente la notifica delle prime due schermate che vedete, quindi se sto visualizzando l'orario a fare il piccolo sotto, se vado poi a selezionarla viene visualizzata in grande e facendo uno swipe a sinistra mi permette di eseguire delle azioni che possono essere implementate dallo sviluppatore. Queste azioni di solito sono legate a operazioni che all'utente interessa fare in maniera rapida, come ad esempio avviare il navigatore per raggiungere il punto, oppure aprire sul telefono un'applicazione di interesse. Su questo vado in maniera abbastanza rapida, volevo giusto farvi vedere la parte di codice. L'applicazione è identica a prima, l'unica differenza è che nel broadcast receiver, questa qui è l'ultima, nel broadcast receiver, come vi dicevo, vediamo un po' che cos'è questo metodo build notification, cioè che va a creare e visualizzare questa operazione, no, questa notifica, scusate. Allora, c'è sempre un intent di mezzo, bene o male, nel nostro caso la intent è, l'ho detto prima, esegui l'applicazione, quindi questa intent verrà poi agganciata a quella che è la notifica, si può impostare quello che è il suono classico della notifica, ma possiamo anche impostarne uno personalizzato, e poi tanti altri parametri come ad esempio il titolo, insomma, il testo della notifica. Tutto ciò avviene tramite questo componente che è chiamato Notification Builder, grazie al quale viene creata questa notifica, ma non è ancora visualizzata in questa fase di codice. A questo Notification Builder, che era già presente nella demo 3 e nella notifica che abbiamo visto, viene poi, come si può dire, esteso della funzionalità wearable, cioè quindi relativo a un dispositivo indossabile come uno smartwatch, in cui sono aggiunte altre funzionalità, però abbiamo quello che è la versione wearable, tra virgolette, del Notification Builder, quindi la creazione di una notifica sul dispositivo indossabile.
responsabile che viene aggiunta alla notifica classica, quindi è proprio un'estensione della notifica classica. Anche a livello di codice sto aggiungendo una componente a quella che era la notifica sullo smartphone. Tutto ciò chiaramente non fa nulla se non vado poi a richiamare le istruzioni per far visualizzare la notifica, che in questo caso contestualmente corrisponderà a far visualizzare la notifica sullo smartwatch. Quindi abbiamo questa ulteriore funzionalità. Per il resto si possono settare parametri come lo sfondo della notifica, le azioni che abbiamo visto, quindi tornando un attimo alle slide, è possibile scegliere questa icona piuttosto che questo testo, e chiaramente qual è l'intent da chiamare alla pressione di questa azione. E diciamo che per la parte di sviluppo wearable si distinguono tre categorie diverse di cose che possiamo sviluppare. Questa è una delle tre, della notifica. Quindi abbiamo delle notifiche su dispositivo wearable, possiamo sviluppare quello che è il quadrante, quindi come quello che vedete qui sullo sfondo, per crearne uno personalizzato, oppure una vera e propria applicazione che ad esempio c'è l'applicazione per monitoraggio del battito cardiaco, è un'applicazione che era visualizzata a schermo intero sul dispositivo mobile. Niente, questo era un po' per fare un'introduzione anche abbastanza rapida su quelli che sono i vari aspetti. Come vi dicevo, ci sono un po' di risorse online che rendono in maniera anche abbastanza rapida, forniscono le capacità per poter sviluppare la vostra applicazione. Il riferimento principale è quello ufficiale di Android, poi ci sono anche risorse italiane, ne ho trovata questa, ma ci sono che altre, e niente, se avete domande, non so. Io comunque pubblico poi a breve queste slide, ci sono i link anche ai sorgenti, chiaramente non è niente di che, però insomma, punto di partenza magari per visualizzare il codice. Non so se ci sono domande. Okay. Finito.